Cerchi prodotti Pokémon ad un prezzo competitivo? Bene, dai un'occhiata su gameovertreviglio.com. Sono già disponibili preordini per Astri Lucenti, sia in italiano che in inglese, e con il codice sconto SGWEN10 hai il 10% su prodotti Pokémon, anche su quelli già scontati. Se ti è capitato di aprire l'album e renderti conto che hai sleeve di tutti i tipi, opache, lucide, nere, fucsia, viola, verdi, rosse, rovinate, nuove, perfect size, normal size, significa che devi trovare un rimedio, perché non è un album degli amici cucciolotti, ma è un album di carte Pokémon. E noi collezionisti sappiamo benissimo che non c'è cosa più divina di farsi la cugina. No, quella è un'altra cosa. Non c'è cosa più bella di aprire il nostro album e vedere le carte predisposte tutte in maniera ordinata, sistemata, perfetta, ognuno nella sua sleeve tutto omogeneo. Uno spettacolo, perché la carta risalta sull'album, non deve essere l'album a risaltare sulla carta. Io in primis che registro questo video ho avuto questo problema ed è proprio per questo che voglio portarvi la mia esperienza e voglio dirvi come io ho risolto, ovvero che scelta ho fatto. Iscrizione al canale, commento, like, visitare Game Over Treviglio, seguirmi su Instagram ed entrare nel gruppo Telegram. Sapete già cosa fare. Ed eccoci qua, direi prima di tutto di partire con le bustine. Questo è un argomento bonus perché stavamo parlando di carte, che c'entrano le bustine, niente. Però siccome tanti come me le collezionano, è giusto che vi dia una dritta. Soltanto un prodotto che utilizzo ed è questo della PIN. Si trova su Amazon, costa veramente poco, qualcosa come un paio di euro, poco più. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Entrano perfettamente in tutte le bustine. Questa di qua è una busta di prova. Questa è una gym giapponese ed entra perfettamente. Poi abbiamo una busta di evoluzioni e anche qui ci siamo. Mentre in questa di qua, che è giapponese, e queste sono leggermente più lunghe, vi faccio vedere. Sborda un po' fuori. Che significa? Che non sono buone? No, significa che noi siamo due. Prendiamo l'altra. Ed ecco risolto il problema. Anche la nostra bustina Jap è protetta a dovere. Se vi può interessare quindi questo prodotto, secondo me è molto valido perché è abbastanza resistente, all'interno ce n'è 100 e costa veramente poco. Queste sono tutte le sleeve che esamineremo insieme oggi. Direi di partire con la più economica. Questa è una soft sleeve della Ultra Pro che vendono in confezioni da 100 a circa 1 euro, 1,50 euro, quindi tra le più economiche in assoluto. Questa, allo stesso tempo, essendo economica, ha una qualità molto scarsa perché, come possiamo vedere, si rovina molto presto. È molto morbida, non è per niente rigida, quindi quando io vado a mettere qui dentro una carta posso essere sicuro di una cosa, che se ho le dita sporche, se il piano in cui poggio la carta è sporco, la carta non si rovina. Però nel momento in cui la carta mi casca, io non posso in alcun modo essere sicuro che questa carta non si danneggi. Perché non avendo robustezza, non avendo spessore, non ci vuole niente e la carta si rovina. Né tantomeno posso essere tranquillo da eventuali piegamenti o punti di pressione. Quindi una sleeve così leggera posso utilizzarla soltanto nei casi in cui o prendo la carta e la butto subito dentro l'album, quindi non devo maneggiarla più, o nel caso in cui si tratta di una carta che non mi interessa e non voglio proteggerla al meglio. Passiamo alle sleeve che troviamo all'interno degli Elite Trainer Box, i set allenatore fuori classe. Queste sono appunto comprese all'interno di quel prodotto in pacchetti da 65, ma possiamo trovarli in rete più o meno sulle 5 euro. Queste devo dire che le precedenti erano molto valide in quanto lucide, molto resistenti. Quelle che mettono negli ultimi ETB invece sono opache,
non mi fanno impazzire dal punto di vista collezionistico, per giocare invece sappiamo bene che le opache scivolano meglio, quindi sono più ricercate. Anche in questo caso la carta entra molto facilmente all'interno della sleeve e, a differenza di prima, come possiamo vedere qui, l'angolo è molto più robusto. Se io faccio pressione sull'angolo non riesco ad arrivare nella carta, cioè l'angolo non si flette, dovrei fare molta pressione, il che significa che già una carta in questa sleeve è molto, ma molto più protetta dalle cadute rispetto a quella di prima, ovvero le semplici Ultra Pro Soft Sleeve. Andiamo a provare anche l'altra, quella opaca. Qui scivola già più difficilmente e anche qui stesso principio di quella di prima. Gli angoli e i bordi non sono così facilmente oggetto di urto. Passiamo a queste Sapphire, che troviamo sempre su Amazon ad un prezzo di circa 3 euro per 100 sleeve, e queste devo dirvi che sono molto molto interessanti. La carta scivola, che è una meraviglia, facendo la pressione sul bordo uguale a quella che ho fatto precedentemente sulle sleeve che troviamo negli ETB, si piega leggermente, ma non si piega così come si piegava quella da un centesimo dell'Ultra Pro. Quindi è trasparente, che ci sono molti che amano le sleeve trasparenti, è anche molto meno larga, come possiamo vedere. Quindi nell'album entra molto meglio questa di qua rispetto a quella da un centesimo, allo stesso tempo è anche più robusta e più spessa. Questa è quella della Sapphire, la tengo allo stesso modo di quella dell'Ultra Pro. Quella dell'Ultra Pro è già tutta piegata verso il basso, vedete come si piega? Questa invece rimane abbastanza tesa. Proseguiamo con queste della Ultimate Guard, un marchio molto conosciuto. Top, sono le katana 100 sleeve, circa 10 euro, quindi queste sono da 10 centesimi a sleeve, qualità premium. Il retro è nero, un po' ruvidino al tatto, e il front invece è lucido. Mettiamo la nostra carta all'interno e vi faccio vedere che anche qui sono molto molto resistenti, quindi sicuramente sia negli angoli che nei bordi non succede niente, abbastanza spesso anche il front e il back. Adesso passiamo alle perfect sides, perché ad ora abbiamo visto le standard, quelle qui in basso. Invece qui abbiamo due perfect. Quando è che decido di utilizzare una perfect sides, quindi una sleeve che mi calza a pennello, perfettamente aderente alla carta? O nel caso in cui mi piace questo tipo di sleeve, o nel caso in cui voglio fare double sleeve, ovvero metto la carta prima all'interno di una perfect e poi all'interno di una standard per creare ancora più spessore e fare in modo che la carta sia più protetta possibile. Questa è famosissima, della KMC, possiamo vedere che entra a pennello. Possiamo anche vedere che spesso, essendo così aderente, la carta ha difficoltà ad entrare, e questa è una cosa che a me personalmente mi dà molto fastidio, perché se io sto inserendo una carta all'interno di una perfect significa che non voglio in alcun modo rovinarla. Se devo rischiare di rovinarla inserendola perché faccio pressione con le dita, perché spingo forte qui su, e allora per me questo tipo di sleeve non va affatto bene. Come vedete non entra, cioè sono costretto a metterla sulle dita e a spingere, col rischio di rovinare tutta questa parte alta. Quindi per quanto mi riguarda le perfect non vanno bene, le KMC personalmente a me non piacciono. Guardate qui, anche per uscirle, cioè non viene via facilmente, fa molto molto attrito. Da quando ho scoperto le Dragon Shield, che sono queste di qua, ho cambiato la mia concezione per quanto riguarda le perfect, perché non ne posso più fare a meno.
Intanto, come potete vedere, è molto particolare perché con questo lembo supplementare andiamo a coprire anche l'ultimo lato. Prendo la carta, la metto al contrario, la inserisco. Guardate qui come noi possiamo inserirla senza neanche toccare la carta. Guardate. È uno spettacolo. Butto dentro, fa anche un leggero scatto dopo che arriva e questa parte la vado a mettere qui dietro. Non ho fatto assolutamente fatica, nessun tipo di pressione e la carta è protetta. Queste della Dragon Shield costano quasi il doppio rispetto a quelle della KMC. Infatti, le Dragon Shield circa 6,50 euro, sempre in pacchettini da 100. Le KMC invece possiamo trovarle anche sui 3,50 euro. Ma io onestamente le Dragon Shield non le cambierei mai, perché se devo scegliere una KMC e rischiare, ripeto, di rovinare la carta, assolutamente no. Anche perché queste sono sleeve che si mettono soltanto in carte veramente importanti. Non la vado a mettere in una semplice VMAX. Per quelle carte basta tranquillamente una di queste sleeve più resistenti. Infine andiamo a vedere questi due prodotti, entrambi della Ultra Pro. Questo è un semi rigido, mentre questo è un top loader rigido. Per quanto riguarda questo semirigido, vi consiglio di utilizzarlo esclusivamente per spedizioni, anche perché, come vedete, già di suo è storto. Quindi non possiamo conservare la carta all'interno di questo prodotto che già di suo è storto, perché non farebbe altro che incurvarla nel tempo. Prendiamo una carta, la mettiamo all'interno di una sleeve, quella che preferite voi, facciamo un po' di leva qui e la buttiamo all'interno. Come vedete, per le spedizioni è ottimo perché andiamo a proteggere la carta dagli urti. Cioè, qui veramente, anche se casca, non lo so, dal decimo piano, la carta è perfettamente protetta perché gli angoli sono tutti del prodotto semirrigido. Poi uscire la carta è molto semplice ed ecco qua. Poi abbiamo invece i classici top loader. Io alcuni li tengo già pronti. Una semplicissima sleeve. Buttiamo dentro la carta, qui è un post-it, comunissimo post-it, se non ce l'avete di questa dimensione ne prendete uno e lo tagliate e dopodiché andiamo a mettere la carta qui dentro, stando attenti sul retro ed ecco qui che abbiamo la carta nel nostro top loader, perfettamente protetta. Tranne però la parte superiore, perché qui la polvere comunque ci può entrare. Mi dite, Sgue, allora facciamo una cosa: invertiamo la sleeve di sotto. Quindi facciamo così, la mettiamo così e la carta la giriamo e la mettiamo in questo verso. No, ragazzi, non si può fare perché altrimenti quando vado a diciamo, sistemare la carta dando qualche colpetto, a lungo andare questa carta tende ad uscire e quindi non la proteggiamo così. Io, per risolvere sia questo problema che il problema che la carta possa uscire dal top loader, utilizzo queste bustine della Apli. Li trovate su Amazon in confezioni da 100 e costano circa 2,50 euro. Come possiamo vedere, in questo modo la polvere non entra, la carta non può uscire perché comunque trova l'ostacolo della zip e io sto tranquillo. Se posso darvi un consiglio, la primissima cosa che dovete fare è dividere gli album. Cioè avere un album principale con tutte le carte vostre che non avete intenzione né di scambiare né di vendere e lì scegliete soltanto un tipo di sleeve. Un tipo di sleeve inteso come le carte più importanti, perfect più standard size. Le carte meno importanti, soltanto standard size. In questo modo tutto risulta omogeneo. Mentre per quanto riguarda le carte che dovete vendere, dovete scambiare, che ci state pensando, li mettete all'interno di un altro album con delle sleeve o di comodo o più economiche. Appurato che la Perfect Size sarà una fra le KMC e la Dragon Shield, io ho scelto la Dragon Shield, non ci rimane che scegliere quale standard size utilizzare, sapendo che questa è la più economica.
e questa è la più cara. Io personalmente nell'album secondario utilizzo queste, quindi Perfect più questa trasparente, e l'effetto non è male, ma su quello principale, essendo che io non colleziono set completi ma solo le carte che più mi piacciono, ho utilizzato queste di qua. Prima utilizzavo queste lucide degli ETB, però alla lunga questo effetto che va a risaltare il bordo della carta, che sarebbe a dire poi la sleeve, non mi faceva impazzire. Mi trovo molto meglio con questa di qua. Ovviamente costano tanto. Io che non sono completista lo posso fare, perché le carte in album possono essere 400, 500... e quindi con 50 euro me ne esco, riempo un album. Ma se c'è qualcuno che vuole collezionare set completi, andare a mettere la carta da 2 centesimi qui dentro soltanto per estetica non è il massimo. Quindi se siete completisti io vi consiglio assolutamente di fare questa accoppiata di qua. Dragon soltanto nelle carte più rare, che mettete a loro volta all'interno di questa della Sapphire. Le carte, quelle da pochi centesimi, le mettete direttamente qui dentro e buonanotte. Vi faccio vedere, questo è un Rayquaza GX promo, bellissimo. Vado a mettere all'interno della Dragon Shield. Senza toccare ulteriormente la carta, vado a tirare con il lembo inferiore. Ributto dentro. E dopodiché vado a mettere questa carta all'interno della mia sleeve della Ultimate Guard. Come possiamo vedere entra perfettamente e l'effetto è molto molto bello, perché questo bordo nero mi risalta la carta. Poi questo Pikachu e Zekrom ad esempio lo mettiamo all'interno di questa sleeve dell'ETB e come vedete si va a risaltare molto il bordo argentato. Non dispiace, devo dire la verità, non dispiace, però io preferisco di gran lunga questo bordo nero. O ancora questo Gengar lo metto nella sleeve della Sapphire. Questa è sicuramente la soluzione più economica che vi posso consigliare. Ed ecco qua le tre carte, tutte nel Perfect e tutte in ulteriore standard sleeve. Questo che vedete è l'effetto finale delle sleeve che trovavamo nei vecchi ETB, quindi lucidi, in un album con pagine nere. Vedete quello che vi dicevo? È molto evidente questa cornice argentata. C'è a chi piace, c'è a chi meno. Questo invece è il risultato finale delle Sapphire, quelle da 3 centesimi, che non è affatto male. Qui risalta molto di più la carta. Questo invece è l'effetto delle katana dell'Ultimate Guard da 10 centesimi a sleeve. Come potete vedere, se non fosse per la perfect size della Dragon Shield, si fonderebbero quasi totalmente con le pagine nere dell'album. Queste sono quelle che preferisco. Questo è quanto. Vi lascio qui sotto in descrizione il link Amazon con tutti i prodotti che abbiamo visto in questo video. Vi ringrazio per averlo guardato fino alla fine. Dal vostro Swain è tutto. Ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao belli miei!